Benvenuti o bentornati. Io sono Fabio Carlo Ferrari, criminologo responsabile dell'area formazione e ricerca di Aleteia. Questo secondo seminario online, sotto forma di conversazione, fa parte del progetto MedMin Toscana, Mediazione Minori Toscana, finanziato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. L'argomento di oggi è mediazione vittima reo, rapporto con sistema penale, prassi e prospettive future. Prego tutti i relatori di stare entro i 10 minuti a testa, in modo da poter fare un secondo giro di 5 minuti. Prego tutti i partecipanti di silenziare i microfoni e di inviare via chat le domande all'host. I relatori di oggi saranno la professoressa Emma Benaflo, che insegna criminologia, diritto penale e giustizia riparativa all'Università di Pisa. L'avvocato Michele Passione del Foro di Firenze. La dottoressa Anna Mendolea, direttrice USM Toscana e Umbria. L'avvocato Gianni Lopez del Foro di Firenze. L'avvocato Laura Basilio, responsabile dell'area mediazione di Aleteia. Il dottor Simone Stefani, criminologo, presidente di Aleteia. Prima di sentire un breve messaggio di saluto da parte dell'autorità garante. I miei saluti a tutti gli organizzatori e partecipanti all'evento di oggi. L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha fra i suoi compiti quello di diffondere la cultura della mediazione ed è per questa ragione che abbiamo promosso la giustizia riparativa e la mediazione penale. Lo abbiamo fatto attraverso delle raccomandazioni elaborate con l'ausilio di una commissione appositamente costituita che ha sentito tanti esperti, avvocati, magistrati, assistenti sociali, mediatori. Abbiamo realizzato altresì una mappatura di tutti i centri di mediazione penale collegati a centri di giustizia riparativa. Le raccomandazioni dell'autorità garante hanno la finalità di promuovere una cultura nuova, una cultura diversa. La giustizia penale classica guarda al passato e così facendo cristallizza i fatti e rischia talvolta di cristallizzare le persone. La giustizia riparativa guarda al futuro, restituisce alle persone coinvolte il senso della loro dignità e della loro unicità, consente alla vittima di avere uno spazio di riconoscimento della propria sofferenza e anche uno spazio di ascolto e così facendo guarda al futuro e dà una seconda prospettiva, una seconda opportunità ai ragazzi minorenni autori di reato. Ecco, passare da un'idea di responsabilità per qualcosa che si è commesso a una responsabilità nei confronti di qualcuno significa valorizzare l'importanza delle relazioni, dei rapporti fra le persone. La commissione del reato è la rottura del rapporto di fiducia che dovrebbe esistere all'interno di una comunità e quando qualcosa si rompe, in questo caso si è rotta la fiducia, due sono le possibilità. O si butta via o si prova a riparare. L'autorità garante crede nella riparazione, crede nella possibilità per i ragazzi, autori di reato, di una seconda opportunità, di una seconda possibilità e crede che la mediazione penale offra uno spazio di riconoscimento per la vittima che nel sistema penale classico rischia di essere compresso. Ecco la ragione per la quale promuoviamo i principi della giustizia riparativa. Un saluto a tutti voi. Bene, mi scuso, mi dicono che non si è sentito benissimo il messaggio della garante, che manderemo in onda anche al prossimo seminario, Repetita Iuvant. Adesso possiamo andare con il primo intervento da parte dell'Accademia, professoressa Emma Benafro, prego.
Grazie, spero mi sentiate bene, cercherò di parlare a voce alta e forte e chiara. Allora, innanzitutto, vabbè, ringrazio, è un ringraziamento veramente sentito perché in questo periodo così complesso il fatto di poter ritornare a parlare su temi a me cari in questo modo nuovo mi piace molto, sono quindi contenta di questo invito. Ma tornando invece a quello che è il tema e a un inquadramento, diciamo a un perimetro su cui poi gli altri sicuramente aggiungeranno pezzi fondamentali di questo puzzle sulla mediazione minorile e penale minorile, voglio mettere l'accento sul fatto che gli aspetti che il garante tra l'altro ha già individuato sono tre aspetti coessenziali. Tutti devono essere presenti perché la mediazione penale riesca a costituire un paradigma alternativo. Che sono, quali sono? La responsabilizzazione del reo, il coinvolgimento della vittima e la pacificazione sociale. Sono i tre aspetti essenziali perché la mediazione penale riesca ad arrivare al suo obiettivo. E perché sono essenziali? Perché riprendono quelle che sono le finalità della pena. Perché noi parliamo di una mediazione che si inserisce all'interno di un fatto di reato, cioè il reato è stato commesso. Non si parla di una mediazione che viene prima, di una mediazione sociale, di una mediazione che avviene in altri ambiti, no, è una mediazione penale. Il reato è stato commesso e quindi gli strumenti a disposizione devono garantire lo stesso raggiungimento della fine della pena punitiva, che sono la retribuzione, la speciale prevenzione e la generale prevenzione, ma attraverso questo ribaltamento di visione prospettica. Perché? Perché innanzitutto la retribuzione si realizza anche all'interno e soprattutto all'interno di una mediazione, che presuppone come elemento essenziale per raggiungere i suoi obiettivi quello di un dialogo tra reo e vittima. Il dialogo tra reo e vittima è il canovaccio, la struttura su cui si aggancia la possibilità di realizzare queste finalità. La retribuzione si realizza attraverso che cosa? L'interiorizzazione del divieto. Perché? Appunto, attraverso un dialogo il reo viene ad avere davanti non l'articolo 582, l'articolo di riferimento, la violazione del dovere, ma appunto una persona in carne ed ossa che dovrebbe riportarlo a quelle che sono le categorie valoriali di riferimento, al fatto che c'è qualcuno davanti che ha sofferto a causa sua, che ha portato del dolore all'interno di quel tessuto della sua vita quotidiana. Quindi questa presa di coscienza, questa individuazione di una persona in carne e ossa dovrebbe permettere questa interiorizzazione del dovere. E quindi del precetto, e quindi realizzare quella responsabilizzazione, che poi, se noi ci pensiamo, è proprio un paradigma che viene invertito. Noi siamo abituati, noi penalisti, a ragionare accertamento del fatto, accertamento della rimproverabilità, in base a quanto è grave il fatto e quanto è il soggetto rimproverabile, si attuerà una sanzione che verrà poi a determinare un quantitativo di sanzione che dovrà essere espiata. Ecco, qui il ragionamento è contrario. Cioè, si dovrà immettere attraverso il modello della mediazione un percorso capace di arrivare come obiettivo alla responsabilizzazione. La responsabilizzazione del reo è l'obiettivo della mediazione. Quindi, in questo senso, sicuramente la mediazione assolve a quello che è il fondamento cardine della pena, cioè la funzione retributiva, e lo fa da par sua attraverso una individuazione di questo dialogo, di questo rapporto. Ed in questo senso il mediatore diventa, come dire, un elemento, un soggetto, diciamo, un ruolo molto delicato, molto difficile, perché all'inizio della mediazione che si gioca la partita di questo nuovo paradigma, perché evidentemente dovranno essere immessi in un percorso di mediazione quei soggetti, quei rei che abbiano la capacità di poter arrivare a un'interiorizzazione del dovere, che non la utilizzino semplicemente come metodo per poter allontanarsi dalla pena, perché poi quello è un percorso molto più complesso e quindi trovano una scorciatoia. Non è questa evidentemente la funzione, anzi la mediazione ha bisogno di tempi, non è una scorciatoia di niente, è un nuovo modo di riallacciare quelle violazioni e quei tessuti. Quindi è indispensabile che il mediatore abbia la capacità di poter individuare
quali soggetti saranno in grado di attraversare quel percorso, indipendentemente dalle dichiarazioni iniziali, dalla strafottenza iniziale che può avere un minorenne di fronte a questo percorso, ma capire se quello è un soggetto capace di arrivare poi a spogliarsi di certi atteggiamenti per arrivare a una percezione dell'antidoverosità di quello che ha commesso. La secondo aspetto su cui ci si deve concentrare è, come abbiamo detto, il dialogo che viene attraverso il rapporto con la vittima, perché questo è l'altro punto essenziale che non può essere trascurato in una mediazione, cioè la vittima deve stare dentro quel percorso e non si può estrometterla con una visione reocentrica. Perché questo di nuovo un paradigma che viene ad essere innovato, è innervato di nuove, diciamo così, tessuti novità, perché la vittima deve starci dentro. È vero che il legislatore richiede il consenso iniziale, ma non basta. Non basta che la vittima dica accetto il fatto di arrivare, che il reo si immette in questo percorso di mediazione. Secondo me la mediazione è perché possa avere una scommessa, ma di questo parleremo e approfondiremo semmai su questa tema, è proprio il fatto che la vittima possa starci dentro, perché anche la vittima evidentemente ha bisogno di spogliarsi di quelli che sono le sue risentimenti, le sue paure, le sue angosce, perché sappiamo che dopo aver subito un reato la vittima stessa non è più la medesima, ha subito dei condizionamenti importanti che attraverso quel dialogo può smaltire, può riassestare, può riequilibrare, ma soprattutto perché la vittima deve essere destinataria di questa ricomposizione del conflitto. Non deve essere la mediazione non è un nuovo modo di risocializzare, non deve essere questo il meccanismo. La risocializzazione è sicuramente un elemento essenziale, ma attraverso il recupero del rapporto con quello che è il soggetto passivo, perché è di questo che stiamo parlando, che la vittima torna dentro questo meccanismo che è, per tanti motivi che qui sappiamo e non ci interessano, è stato per lungo estromesso, ma adesso che sta dentro deve essere destinataria anche delle condotte riparatorie, non certo di un risarcimento che nell'ambito del minorile ha un peso meno significativo rispetto a quello che può accadere nell'ambito della mediazione per gli adulti. Nell'ambito minorile è ovvio che il risarcimento ha meno peso, se non quello simbolico che mette in evidenza una resipiscenza del re, del re, o di un atteggiamento, diciamo così, di ritrovata necessità di superare quel conflitto. Ma poi quello che dovranno essere messi in campo dal mediatore, di nuovo sarà qui, diciamo così, la sua capacità interdisciplinare che dovrà essere posta sul campo, e sarà sulle spalle del mediatore la riuscita effettiva e reale di questa composizione nelle individuazioni di condotte riparatorie capaci di rimettere in asse questo rapporto e di poter essere la vittima destinataria di queste condotte, perché soltanto attraverso questi due passaggi, interiorizzazione dell'obbligo e condotte capaci di dare alla vittima un reale sollievo ed effettivo coinvolgimento, si arriverà all'ultimo obiettivo, che è quello della pacificazione sociale, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che il diritto penale, quando si parla di diritto penale, ha sempre un terzo soggetto a cui dobbiamo riferirci, che è la collettività, che è il controllo sociale, perché il diritto penale è controllo sociale, oltre che tutela dei beni. E questo viene dato dal fatto che la collettività stessa si renda conto che non è semplicemente una scorciatoia, che non è semplicemente la sentenza di rilevanza del fatto di perdono giudiziale, un aspetto clemenziale, ma è il risultato di un percorso faticoso, complesso, articolato. Questa è la scommessa. Perché, come dicevamo, il diritto penale deve avere come vocazione non punire, ma giudicare. E diciamo, in questo ho rasentato i 10 minuti e quindi mi taccio e poi riprenderò più tardi. Grazie, a dopo. Non sento niente, non so se questo ci interessa. Dicevo grazie, professoressa Venafro. Grazie a voi. Torneremo da lei più tardi. Passiamo la parola all'avvocato Michele Passione del Foro di Firenze. Prego. Muted, ecco, dovrebbe andare. Si sente? Buongiorno a tutti, grazie ancora per l'invito.
come ho già anticipato nella scorsa occasione, sia pur brevemente, non sono un esperto di diritto penale minorile e quindi proverò a concentrare le poche cose che vorrei dire su due aspetti apparentemente molto distanti gli uni dagli altri. Uno ha a che fare con il diritto penale minorile, l'altro ha a che fare con una vicenda che ha interessato il giudice delle leggi, di cui mi sono occupato discutendola in Corte Costituzionale, che è la sentenza 253 del 2019 in materia di preclusioni impedenti l'accesso al permesso premio per i condannati all'ergastolo ostativo. Ci sono interessenze fra le due questioni di cui vorrei dire e per questo le cito. Vorrei però, perché credo che sia più dinamico e interessante nell'ottica del, diciamo, della conversazione che stiamo facendo, segnalare sommessamente ma fermamente il mio aperto dissenso sulle cose che ho sentito dire adesso dalla professoressa Benaffo. Provo a spiegare perché, se ho appuntato bene. Innanzitutto, la mediazione penale come sistema alternativo, ho già detto, la mediazione è uno strumento, non è un fine, è il principale strumento a cui si ricorre nelle pratiche di giustizia riparativa e tuttavia sedendo al tavolo 13 degli Stati Generali che di questa materia si è occupata, salvo una sola voce dissenziente fra i vari componenti del tavolo, avevamo ben evidenziato che la giustizia riparativa e la mediazione penale, della quale è strumento, è sistema complementare e non alternativo alla giustizia penale tout court, non fosse altro per il fatto che ci si relaziona coi precetti e non tutto è mediabile e non è immaginabile, questo era il nostro punto di vista, ridurre a materia di nicchia, che altrimenti diventerebbe per le bagatelle e non per questioni importanti come quelle cui ho fatto cenno in premessa, cioè quelle che hanno interessato il decisum del giudice delle leggi in materia di ergastolo ostativo, e quindi è il valore dei precetti che viene introiettato attraverso pratiche di giustizia riparativa. Sono recisamente dissenziente su quello che ho ascoltato rispetto alle finalità della pena ricordate in termini di retribuzione, general prevenzione, special prevenzione. Moltissimo tempo la Corte Costituzionale ha allontanato queste finalità diceva che la pena aveva una polifunzionalità e venivano ricordate anche queste all'interno della stessa, affardata da ormai molto tempo, penso in particolare alla 313 del 1990, ma penso alla 149 del 2018 su tutte e a tutta quella serie di sentenze che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, dove la finalità della pena, io sono d'accordo con Adriano Sofri, per cui il fine della pena è la fine della pena, ma al di là di questa icastica definizione, la finalità della pena è certamente quella di quell'articolo 27, comma terzo, tutte le altre non possono appartenere a segmenti della stessa che ne conculchino la finalità principe, che poi è l'unica che è costituzionalmente prevista. Quindi il fondamento certo della pena, la retribuzione, per come ho sentito, non mi vede d'accordo. Non mi vede d'accordo la indicazione che il diritto penale è strumento di controllo sociale, perché Dio ce ne scampi dal fatto che al diritto penale si appalti il controllo sociale, che è di per sé una definizione che non mi piace, e perché è già invalsa da troppo tempo l'idea che al welfare sociale si sostituisca al welfare penale, e quindi preferirei di no. Come non sono d'accordo sul fatto che si dica il fatto è stato commesso e dunque si parte da questo presupposto quando si ricorre, se non ho capito male, ma forse sì perché vedo che la professoressa scuota la testa, se il fatto è stato commesso allora questa è la premessa da cui muovere. Poiché vi sono pratiche lato sensu restorative molto blande, sfumate, a cui si fa poco ricorso in ambito di messa alla prova per adulti e molto di più invece per minori, evidentemente quel
momento, come dire, quel segmento ordinamentale appartiene a una fase in cui che il fatto sia stato commesso, ancorché, diciamo, costituisca presupposto, questo sì, il non disconoscimento di un fatto storico, di un fatto che in natura si è verificato entro certi termini, ma insomma noi sappiamo benissimo, per esempio, che la Corte Costituzionale è dovuta intervenire in materia di preclusione all'accesso alla messa alla prova quando era stato richiesto il rito abbreviato, ne parlo dei minori, e quindi evidentemente sono fasi che si intersecano le une alle altre ed è difficile poter partire dal presupposto per attivare pratiche restorative quando non immaginiamo che questo accada nella fase dell'esecuzione della pena, evidentemente, laddove certo la vicenda è coperta dal giudicato, ma insomma quelle pratiche possono e debbono essere attivate, debbono, se vi sono le condizioni, anche mettendosi ancora in discussione la, come dire, non dico la materialità del fatto, ma l'attribuibilità di quel fatto a una certa persona e con certe caratteristiche. Fatte queste premesse che apparentemente destruenze delle cose che ha detto la professoressa Venafro, ma lo dico perché sono abituato a dire quello che penso e mi sforzo di fare quello che dico, quindi diciamo ovviamente rispettando sempre il punto di vista dell'altro, vorrei segnalare che il precipitato della sentenza 253 del 2019 del giudice delle leggi in materia, chiamiamola così anche se non è quello il petitum di ergastolo ostativo, ha dato luogo, come credo molti sanno, a un approdo additivo della Corte che nel liberare il muro delle preclusioni, appunto dalle preclusioni irragionevoli e quindi finalmente consentendo l'accesso a un diritto alla speranza, che era poi quello che ci consegnava prima la Corte Edu nella Winter contro il Regno Unito e poi in Viola contro Italia e poi in tutto quel consolidato orientamento giurisprudenziale che si è soffermato su quei temi, ha però diciamo determinato una risposta di tipo additivo che ha reso più complicato, o meglio ha reso particolarmente complicato l'accesso a quel, intanto a quel beneficio penitenziario, quello del permesso pro futuro ad altri, per coloro i quali decidano di non collaborare e non abbiano attivato meccanismi di altro tipo, tipo collaborazione impossibile e inesigibile. Allora si è cercato di fornire alcuni esempi per consentire al magistrato di sorveglianza finalmente liberato da preclusioni di valutare quello che è il percorso, non la retribuzione, quindi il percorso di risocializzazione del soggetto che gli consenta di guardare al suo futuro in termini di speranza, non più 9999, ma anche di altro tipo. E fra gli elementi che consentono di compiere questa valutazione al magistrato di sorveglianza vi è chi ha proposto, per questo l'aggancio, anche l'avere esperito nelle forme più varie e rimesse spesso alla capacità delle varie agenzie di intercettare quella disponibilità del soggetto, autore di reato, e della vittima sua o a specifica o nelle forme più diverse che le pratiche restorative consentono, di attivare, dicevo, per momenti e percorsi di giustizia riparativa. Io ho letto e sto commentando con un articolo che sto scrivendo la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie relativa alle conseguenze derivanti dalla sentenza di cui sto parlando, che contiene una serie di orrori giuridici e di nefandezze ideologiche, ma che contiene anche, per la verità lo contiene perché alcuni degli auditi ne hanno fatto cenno e quindi sembra recepirle più che crederci, la possibilità di fare riferimento alla necessità che l'istante per momenti di per la concessione di benefici penitenziari abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, che poi era un'idea che stava dentro i lavori di uno dei tavoli degli Stati Generali che in materia di preclusione e di trattamento penitenziario valorizzava proprio quel tipo di esperienza per consentire al soggetto di presentarsi dinanzi al suo giudice come un soggetto che aveva compreso anche attraverso questo tipo di esperienza il disvalore del proprio agito e quindi poteva presentarsi dinanzi al suo giudice unendo a questo altri elementi emergenti dal suo percorso inframurario la diciamo meritevolezza di un beneficio di questo tipo. Io non ho controllato l'orologio, quindi prego il
Lost di fare un cenno se ho già superato il tempo, perché se non ho capito male c'è un secondo momento e potrei dire una cosa successiva che invece riguarda i minori e che attiene alle, come dire, segmenti di fase che possono favorire, che poi è l'oggetto dell'altra questione di legittimità costituzionale di cui discuterò in corte il 10 giugno, che forse è più pertinente rispetto al tema che ci occupa, rispetto alle cose che ho detto fino ad ora, malamente, delle quali mi scuso, ma comunque ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Avvocato Passione. Come si può vedere, non avevamo messo d'accordo i relatori prima di questo evento. Professoressa Venafro, vuole dare una replica immediata oppure se ne parla più tardi? Sì, non so. Sì, prego. Non so cosa è successo. Mi sente? No. Sì. Mi sente? Sì. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, io sì. La sentiamo. Ah, perfetto, no, perché io mi si è oscurato il video, non vi vedo più, adesso lo ripristino. No, diciamo, non volevo, che l'argomento è abbastanza, forse ci porterebbe troppo lontano. Ora, dire che la Corte Costituzionale non fa riferimento alla retribuzione mi sembra un'affermazione bella tosta, però, diciamo, nell'ambito di quello che è il mio concetto di mediazione, ritornando a quello che è il nostro tema, invece no, io penso che una cosa sia l'interiorizzazione del divieto, una cosa sia la risocializzazione del reo in questa ottica di prognosi, che sono due aspetti che devono convivere, perché sennò si ricomincia a parlare con un vestito nuovo delle stesse cose, mentre secondo me la mediazione dovrebbe avere una vocazione molto più innovativa rispetto a questo paradigma. E comunque, ecco, poi se c'è qualche altra cosa ne riparliamo insieme. Soprattutto adesso devo cercare di ripristinare, perché volevo vedere il volto del mio contraddittore, ma non riesco più a vedermelo. Quindi adesso va bene così, vi ringrazio e cerco di ripristinarmi. Grazie. Allora, grazie a questo punto passerei la parola alla dottoressa Anna Mendolea, direttrice USM Toscana e Umbria. Buongiorno di nuovo a tutti. Una cosa innanzitutto, una precisazione, perché altrimenti la collega dell'Umbria me ne può volere. Sono comunque il direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni per la Toscana, con sede in Firenze. L'Umbria ha un ufficio di servizio sociale a parte, pur se fa parte, scusate il gioco di parole, del Centro Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria. Questo per precisazione, per cui diciamo io rappresento in particolare quella che è stata l'esperienza per la Toscana, non tanto per l'Umbria, che ha un percorso diverso. Quindi questo era per precisare, altrimenti si possono creare delle cose appunto non corrette. Diciamo, riprendendo un pochino quelle che sono state sia la sollecitazione, ma quanto ho già detto anche ieri, il servizio è fin dagli anni 90 che ha prestato attenzione riguardo alla mediazione penale e a come poterla realizzare anche riguardo a tutte le innumerevoli esperienze, penso a Torino, Milano, che sono state realizzate in quegli anni all'interno del Dipartimento Giustizia Minorile, anzi a quel tempo Ufficio per la Giustizia Minorile. Quello che si è realizzato in Toscana ha visto una serie di esperienze già appunto nel 1999, con un'esperienza fatta appositamente con l'aiuto, il sostegno da parte della Regione Toscana rispetto ai finanziamenti, e con dei protocolli che sono andati evolvendosi per la realizzazione appunto della procedura penale, a partire dal primo protocollo stipulato nel 2003 tra Comune di Firenze, Centro Giustizia Minorile, Tribunale per i Minorenni, Procura ed ASL.
Successivamente il secondo protocollo del 2006 fu siglato dall'ufficio mediazione penale minorile e giudice di pace, dal TM, dalla procura e dall'USM. In queste esperienze si cercò appunto di addivenire appunto a delle prassi e delle procedure ben specifiche, che però appunto anche per la diciamo la novità del momento, per una serie anche di difficoltà, non le nego, anche finanziaria da parte appunto delle persone che avrebbero dovuto realizzare poi questo tipo di accordi, nonostante l'interesse del servizio, degli operatori a portare avanti anche questo tipo di esperienza, che appunto non è l'unica, no? La mediazione penale tout court che viene realizzata nell'ambito della giustizia riparativa, non è l'unica esperienza, non è l'unico percorso, non è l'unico sentiero, non è una scorciatoia, come ha detto la professoressa, fino appunto a arrivare nel 2013, dove a sua volta è stato di nuovo, abbiamo provato a portare avanti la mediazione penale tout court con un nuovo protocollo tra procura, tribunale, CGM e associazione, nel caso l'associazione Alitea. Questo tipo di esperienza ha avuto una sperimentazione che ha portato anche a verificare che se manca il consenso dell'autorità giudiziaria a sposare questo tipo di esperienza, di prassi, la mediazione penale riesce veramente con difficoltà a decollare. Tant'è vero che, come Simone, Laura, eccetera, confermeranno rispetto a quello che sto dicendo, si è potuta realizzare soltanto una parte della mediazione penale in questi anni, proprio per, diciamo, soltanto un'esperienza limitata, proprio perché è andata avanti, diciamo, specificatamente con il contributo della procura, ma non con il tribunale. E questo tipo di esperienza ha visto anche comunque delle ipotesi di proposte, sia appunto nella fase di indagine preliminare, all'interno della quale collocare la mediazione penale, la proposta di invio anche nella fase dell'udienza stessa, e nella mediazione come un'attività che potrebbe nascere all'interno, diciamo, del percorso di messa alla prova, ma comunque restando sempre fuori, diciamo, da quello che è l'esito della messa alla prova. Nello specifico, come ufficio abbiamo sempre indicato quelli che potrebbero essere anche per noi dei reati rispetto ai quali è indicato un invio in mediazione. Ad esempio i reati contro il patrimonio, i reati contro la persona, i reati di violenza sessuale, ovviamente nella fattispecie più leggere, e la specificità per l'indicazione di invio e mediazione ovviamente è la caratteristica relazionale del reato, quando cioè lo stesso ha creato un conflitto significativo tra le due persone, vittima e reo. In questo, diciamo, un excursus rapidissimo di quella che è stata, diciamo, le prassi, ovviamente si innesta quelle che sono le raccomandazioni del garante e che devono essere seguite da parte dei nostri uffici della giustizia minorile. Mi riferisco a quello che avviene a favorire l'accesso appunto della persona sottoposta al procedimento, fornendo informazioni alla persona, al ragazzo, al giovane adulto, favorire l'accesso alla mediazione della persona offesa minorenne, fornire informazioni agli esercenti la responsabilità genitoriale,
e ai difensori, e soprattutto anche favorire l'autonomia del procedimento penale e l'equi prossimità alle parti dei percorsi di mediazione e in generale di giustizia riparativa. Queste, diciamo, raccomandazioni del garante hanno trovato prima, dopo, e si, diciamo, si sovrappongono, ma si completano con quelle che sono appunto, le linee di indirizzo del capo dipartimento della giustizia minorile e di oggi e di comunità, in maniera appunto in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime del reato, che è stata diramato da, appunto, dalla dottoressa Tuccillo nel maggio del 2019, quindi un anno fa. La giustizia riparativa in ambito minorile assume una indubbia valenza sociale, per riprendere anche diciamo degli elementi che sono stati sottolineati negli interventi precedenti. Assume un'indubbia valenza sociale e pedagogica in grado di aprire all'interno del procedimento penale un dialogo con i minori autori di reato, utilizzando una prospettiva relazionale fondata sul confronto dialogo tra autori di reato e vittima. Ma è una prospettiva relazionale che appartiene al processo penale minorile fin dal 1988, dalla sua, appunto, dalle disposizioni riguardanti le misure riguardanti appunto i minori imputati, e quindi questa prospettiva relazionale è trasversale a tutte quelle che sono state la normativa penale minorile, e quando noi andiamo a verificare una rottura di un equilibrio sociale tra individuo e tra individuo e comunità, si genera, appunto, noi partiamo dal presupposto che comunque questa rottura genera un'opportunità di crescita attraverso anche l'incontro con la sofferenza della vittima per quanto riguarda l'autore di reo. E questa impostazione ha avuto anche nelle normative più recenti un avallo, diciamo, e un significato maggiore se andiamo a guardare il decreto legislativo 121 del 2018, l'ordinamento penitenziario minorile, che prevede, appunto, che anche nelle parti generali stabilisce che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, articolo 1,2, assegnando a tale strumento un'importanza non secondaria nell'ambito del processo rieducativo, che tra l'altro, per esempio, rispetto alle vittime di violenza sessuale, la giustizia minorile, con la legge 66 del 96, era già chiamata a prendere in carico i minori vittime di abuso sessuale. Sempre rimanendo in quelle che sono le indicazioni del Dipartimento, quindi della dottoressa Tuccillo, sono stati richiamati anche prima degli elementi riguardo cosa può essere giustizia riparativa e cosa può non essere. Tra gli strumenti di giustizia riparativa prevalentemente in uso possiamo individuarsi i seguenti programmi: la mediazione autore reato, le scuse formali, gli incontri tra vittime e autori di reato analoghi a quelli subiti, quindi gruppi, diciamo, di autori di reato, e incontri di mediazione allargata. Non mi soffermo sulle attività di utilità sociale, ma vorrei ribadire gli obiettivi e le finalità dei programmi di giustizia riparativa e delle relative procedure
che devono configurarsi quali spazi di maggiore attenzione nei confronti della persona offesa all'interno della vicenda penale, momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna, opportunità concrete, simboliche di risoluzione del conflitto generato dal reato, spazi di riflessione all'interno della comunità e dei servizi di giustizia sull'evento e reato in termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale. I programmi di giustizia riparativa devono inoltre essere svolti nell'interesse dell'autore e della comunità, essere applicati anche all'interno, come dicevo prima, degli istituti penali minorili. L'attivazione dei processi riparativi verso la vittima, gruppi di vittime e comunità possono entrare a far parte dei programmi, anche qui del progetto educativo individualizzato dei minori ristretti. E non ultimo, e lo sottolineo sempre, il coinvolgimento del territorio e della comunità di appartenenza, perché i minori non appartengono alla giustizia penale o ai servizi della giustizia, ma sono cittadini che abitano i propri contesti territoriali e quindi occorre coinvolgere sempre di più le comunità, i servizi sociali territoriali, anche con questi seminari che in questo momento noi stiamo promuovendo online, ma ovviamente, diciamo un elemento in più o comunque un elemento rafforzativo potrebbe essere quelli di ripeterli, di replicarli in tutti i contesti, perché i ragazzi che noi interfacciamo, diciamo, su Firenze, su Prato, Pistoia, appartengono a dei contesti che non sono quelli di Lucca, che non sono quelli di Grosseto, e quindi coinvolgere i servizi e quindi la comunità di appartenenza per le procedure, per la realizzazione, per l'effettiva promozione e realizzazione di prassi, buone prassi e procedure, secondo me non può prescindere dal coinvolgimento veramente dei territori. Per ora mi fermo. Grazie. Invito di una maggiore pervasività di questi interventi. Siamo lievemente fuori tempo, quindi io pregherei i prossimi relatori di stare nei 5 minuti. A chi tra l'avvocato Lopez, l'avvocato Basilio e il dottor Stefani se la sente di intervenire ora o magari aggiungere qualcosa a quanto è stato detto dai relatori precedenti. Io intervengo. Innanzitutto ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti e i relatori di questi incontri che, come diceva Fabio, poi proseguiranno il nostro intento, quelli di farli continuare, che diventino un po' un appuntamento fisso di riflessioni, di spunti. E ringrazio i relatori che hanno parlato fino adesso la dialettica fra la professoressa Venafro e l'avvocato Passione, diciamo, per noi è veramente, diciamo, quello che un po' ci piace che venga fuori da questi seminari e che appunto ci siano input di approfondimento, penso interessante e fondamentale per tutti. Riallacciandomi a quello appunto che è il tema toccato da entrambi, cioè sul dove si collochi, no? Che è un po' il tema di oggi, dove si collochi la mediazione penale all'interno, cioè il rapporto col sistema penale. Da sempre, no, si parla appunto se ci sia una collocazione endosistematica o esosistematica, no? Si dice nel senso se sia in qualche modo la mediazione penale, la giustizia separativa possa essere alternativa oppure sia uno strumento all'interno del sistema penale. E ricordiamoci che chiaramente l'inizio della giustizia separativa e mediazione penale, lo sappiamo tutti, non stiamo a ripeterlo, no? Nasce anche da la corrente dell'abolizionismo penale negli Stati Uniti, no? Nel senso, quindi chiaramente lì c'era un'idea di totale alternativa al sistema penale. Quindi nei lunghi, qui si parla appunto anni 70, quindi tutti questi anni che hanno
accompagnato il dibattito, appunto, io penso che, diciamo, di fondo quello che diceva la professoressa Venafro è di fondo la diciamo una posizione complementare rispetto al sistema penale, nel senso che io appunto porto questo spunto, no? Nel senso che rispetto a quello che lo stimolo che ci ha dato lei, cioè il fatto che possa in alcuni casi, non in tutti i casi, essere una forma di giustizia, che di percorso che possa portare soltanto con quelle caratteristiche che ci ha ricordato, cioè una soddisfazione piena per la vittima vera, una non strumentalità e quindi un percorso che il reo va a fare in maniera profonda, lo porta a una responsabilizzazione e quindi non a un percorso, diciamo, strumentale. E quindi questo incrocio di queste due diciamo situazioni porti a una pacificazione e quindi poi a far sì a rispondere anche a quella che è l'esigenza, no? Il controllo sociale, che appunto ci ricordava la stessa Venafro, è di fondo il diritto penale e appunto la norma, allo stesso tempo appunto va a rispondere al discorso, cioè si va a inserire sicuramente, come diceva l'avvocato Passione, quello che è un po' la sintesi della proposizione di oggi, in una prospettiva complementare, cioè si pone appunto non sostitutivo, appunto come poteva essere visto al sistema penale, ma in ottica complementare. Perlomeno questa è un po' la sintesi, forse mi sento di fare, fra quello che è stato riportato. Mi fa piacere leggere semplicemente una frase del professor Palazzo, a cui sono molto legato, penso che conosciate tutti, e che ci dice appunto perché la giustizia riparativa passi dallo stadio di costruzione concettuale a motore dell'universo penalistico, occorre che si faccia strada un diverso paradigma culturale della pena. Benché infatti si sia creduto di affrancare il sistema attuale dalla logica retributiva proporzionale nella dimensione reale, la rieducazione, lungi dall'essere il vero scopo del punire, è limitata ad arginare la violenza della pena, e la deterrenza invece continua a guidare la mano del legislatore e del giudice verso quella che viene definito un orizzonte di terrorismo sanzionatorio. Il risultato è la sconfitta del sistema, presa sempre più evidente dai persistenti altissimi tassi di recidivismo. Di fronte a questo scenario, la giustizia operativa non si pone come alternativa al sistema, ma come strumento complementare, appunto. Cioè, questo è un po' appunto il nostro argomento, nel senso la nostra questione principale, che vedrà sempre, ricordiamoci, non vengono in mente tutte le correnti anche della criminologia critica, che vanno a criticare diciamo anche la mediazione giustificativa come un modello che possa in qualche modo, specialmente diciamo quella che si rapporta poi alla comunità, quindi non tanto la mediazione della vittima di per sé stessa, ma altre forme di giustificativa che vanno più a collegarsi in maniera più ampia alla comunità. Per esempio la criminologia critica ci dice, no, che può questo tipo di la mediazione può essere escludente rispetto a chi non recepisce i valori della comunità, no? Nel senso, e quindi in questo senso un'ulteriore critica, e quindi poi rispetto a quanto possa rispondere a un percorso diciamo che è invece quello, quanto possa intersecarsi e rapportarsi appunto a un percorso del proposto appunto dalla norma penale. Quindi ecco, questi sono argomenti che chiaramente sono fondamentali, sono quello che volevamo in qualche modo riapprofondire ulteriormente, perché chiaramente sono anni che si approfondiscono questi temi, ma mi sento di dire che sono, pur essendo anni, però con i movimenti legislativi, con le varie introduzioni, anche con quella appunto ci citava la dottoressa Mendolea, no? Nel senso l'indirizzo del Dipartimento Giustizia Minore e Comunità, che già anche lì, parlando appunto di vista operativo, ci dà già, chiaramente ogni prassi operativa ha dietro un'idea, ha dietro una teoria, no? Nel senso, comunque in qualche modo si può ricollegare a un approccio, e quindi in questo senso, ecco, di fondo volevo ringraziarvi per il vostro intervento. Mi fermo qui soltanto citando, e questo è un altro spunto, per esempio c'è il professor Massimo Donini dell'Unimore, che per esempio lui addirittura propone costituzione di un delitto riparato. Lui ci dice, leggo, lo cito,
appunto la forza della giustizia riparativa sta nella sua capacità di modificare geneticamente la pena costituendone una base epistemologica. Nel diritto penale classico la configurazione della pena prescinde dalla riparazione dell'offesa e dal risarcimento del danno. La vera rivoluzione sta invece nel pensare ai confini edittali della pena in rapporto al fatto che siano avvenuti o meno la riparazione e l'esarcimento del danno, sulla base di una scala discendente che parte dai delitti maggiormente irrimediabili e riparabili ai delitti per i quali la riparazione estingue il conflitto. Tutti i casi di non punibilità per condotte riparatorie sopravvenute presenti nel nostro codice suggeriscono già l'idea che la politica criminale sia orientata a leggere la riparazione e l'esarcimento in chiave costitutiva del rapporto punitivo e non solo attenuante. Per la riforma tecnica di questo lato occorre una nuova regola di parte generale, cioè il diritto riparato. Ecco, per finire, finisco semplicemente con questo, appunto un altro stimolo per dire quanto diciamo l'argomento sia fondamentale, e finisco anche col dire che comunque ad oggi stiamo a parlare di uno stretto rapporto, pur non essendoci una norma, essendoci tante norme che aprono alla mediazione della giustizia riparativa, ma non una norma che la definisce in maniera completa, però diciamo c'è veramente in questo momento la giustizia riparativa è sicuramente entrata nel sistema penale e in qualche modo ne fa già parte. Benissimo, grazie. Chi vuole aggiungere, forse avvocato Lopez, aggiungere qualcosa, poi passerei anche alle domande che stanno iniziando ad arrivare. Ecco, mi sentite? Scusate. Perché... Allora, io sono entrato un po' tardi, quindi probabilmente non ripeterò forse delle cose che sono state già dette. Intanto volevo gettare un ponte fra la professoressa Venafro e Michele Passarini, cioè sul fatto di dire magari la rieducazione fosse veramente la finalità effettivamente osservata, diciamo, nell'ambito del diritto penale. A me tutte le volte che vedo un ragazzo minore recluso, veramente mi viene l'idea proprio del fallimento del nostro sistema, e veramente è un tuffo al cuore proprio vedere ragazzetti appunto che sono detenuti. Volevo riprendere una coda dello scorso incontro, cioè sul fatto quando, per poi venire poi a parlare anche più specificamente dell'ambito, diciamo, in cui la mediazione può essere può avere luogo nell'ambito del processo minorile. Cioè, perché una vittima può avere interesse alla mediazione? Le cose che sono state dette la scorsa volta mi trovano assolutamente consenziente, cioè il fatto dello scarso ruolo, per non dire nullo ruolo, nel processo penale in genere, nel processo minorile in particolare, dove appunto non c'è nemmeno la soddisfazione anche minima di costituirsi parte civile. Quello che volevo aggiungere era il fatto, e non so se è già stato detto, sulla base della mia esperienza, che la vittima ricerca anche un senso di quello che è successo, e un procedimento di mediazione può essere anche una forma di riequilibrio in senso emotivo della vicenda che ha subito. Cioè la domanda ineludibile e fondamentale è: perché a me? E potrà ripetersi, e quindi questo perturbamento emotivo che si crea e che a un certo punto può trovare quasi terapeuticamente uno sbocco appunto nel processo di mediazione. In questo credo molto, anche alla luce di quell'episodio che raccontai la scorsa volta, lo scontro in aula fra il minore e la vittima che aveva ricevuto un casco in faccia che le aveva rotto due denti nel corso di una rapina, e il confronto drammatico che si sviluppò nel tribunale per i minorenni, con la ricognizione e il riconoscimento dell'autore da parte della vittima e le conseguenti reazioni emotive. Bene, quello era l'aspetto negativo, cioè proprio uno scontro più che un incontro, non proprio una mediazione, diciamo, quello che non dovrebbe avvenire. Però fuori, finita l'udienza, quando il minore ammise poi successivamente i fatti che erano accaduti, si parlarono sia il minore sia questa signora, e tutte e due piangevano. Questa era la cosa significativa che accadde.
La signora ovviamente chiedeva, dice, ma ti rendi conto di cosa mi hai fatto? E il ragazzo, piangendo, disse che aveva perso il controllo, che non voleva, ma che era successo. Insomma, una cosa molto drammatica, ma praticamente una mediazione impropria, ma non mediata da nessuno, però che aveva ottenuto un risultato. Tanto che il ragazzo si scusò, la signora fece, ancora sono commosso proprio a ricordarlo, perché la signora fece un gesto delicato, proprio alla fine lo accarezzò, questo ragazzo che stava veramente piangendo ed era veramente pentito. Quindi, e questo è importante anche perché le parti, non, le persone non più parti, si parlavano in quel momento, al di là della formalità del processo che invece esclude proprio il dialogo, il confronto e anche lo scontro. Quindi io vedo come assolutamente positivo il percorso di mediazione, soprattutto in ambito minorile, soprattutto quando abbiamo appunto un ragazzetto che a un certo punto non è strutturato ancora e si spera che non si strutturi in ottica deviante. Quando si può tentare? Ecco, io sugli ambiti normativi sono d'accordo con il procuratore Focardi della scorsa volta, quando disse che contrariamente a quello che viene ritenuto il luogo ideale, il luogo naturale, come appunto la messa alla prova, che sia produttivo invece anticipare e anticipare anche al momento appunto di quando si ritiene di poter pervenire a un'irrilevanza del fatto. Dobbiamo sfruttare il meccanismo dell'articolo 9 che prevede appunto in fase di indagini questo intervento precoce, anche perché ovviamente uno dei problemi più grossi del processo minorile è quello che i minori arrivano troppo tardi e a troppa distanza dai fatti al processo. Quindi bisogna intervenire presto, quindi mediazione tempestiva anche in fase di indagini, proprio per magari portare fuori il prima possibile il minore dal contesto penale. E quindi evitare anche la sedimentazione di tutti quegli strascichi emotivi per la vittima, perché reocentrico, vittimocentrico, direi centriamolo su tutti e due, che non diventi una gogna per il ragazzo, che non diventi però una marginalizzazione anche della vittima, quindi che tutte le due istanze siano tenute presenti, che le parti si parlino, che fluisca il discorso. E poi concludo chiedendo sempre che venga rilanciato quel progetto, appunto quel disegno di legge in ambito di mediazione fermo, che non ovviamente solo limitata alla mediazione minorile, ma che delinea appunto finalmente un quadro che, dove, entro il quale si può svolgere questa mediazione con tutte le implicazioni e finalmente le modalità, chi può svolgere mediazione e dia ordine al caos che altrimenti si crea in una situazione che non è oggetto di normazione. Grazie. Grazie a lei, Avvocato Lopez. A questo punto, necessariamente, Avvocato Basilio, vogliamo sentire la sua voce. Grazie, grazie a tutti. Allora, io sarò brevissima, lo so che poi magari uno lo dice e non lo è, ma cercherò di esserlo di davvero. Allora, io volevo fare non si sente? Non si sente? No, si sente a scatti. Ecco, adesso sì. Bene, spero che si senta. Allora, dicevo, partivo da una considerazione. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza ha fatto questo, diciamo, questo documento preziosissimo, secondo me, concentrandosi sul procedimento penale per i minorenni. E quindi, diciamo, nonostante appunto sappiamo, la mediazione poi è stata estesa anche nel diritto ordinario per gli adulti, eccetera. Perché? Perché ovviamente il processo penale per i minorenni è, diciamo così, visto che si occupa di soprattutto visto che si occupa di giovani, minori, in fase evolutiva, quindi è un po' per tutto quello, le connotazioni stesse del processo minile, diciamo, è l'ambiente, è, diciamo, il terreno più fertile per utilizzare gli strumenti di giustizia riparativa.
Detto questo, in realtà, se poi guardiamo il procedimento penale per i minorenni, non ci sono in realtà norme che prevedono specificatamente l'utilizzo della mediazione penale, no? Ci sono state poi sperimentazioni, di fatto la mediazione penale si fa ingresso nel procedimento, soprattutto tramite i due, diciamo così, articoli principali, appunto in fase di indagine preliminare con l'articolo 9, dove si prevede che gli esperti possano fare indagini sulla personalità del minore, o l'articolo 28, appunto la messa alla prova, ovviamente non all'interno della messa alla prova, ma questo è un altro capitolo, diciamo all'apere, non tra le prescrizioni. Però anche qui semplicemente si prevede che ci possono essere fatti percorsi per in qualche modo una riparazione con la vittima, ma non si parla espressamente nell'ordinamento di mediazione, e quindi mi ricollego a quello che ha detto prima l'avvocato Lopez, urge una normazione più specifica dell'argomento. L'altro punto, secondo me, fondamentale dove viene fatta fare ingresso, diciamo, la mediazione di fatti degli uffici di mediazione sparsi in Italia, e che anche questo sarà un invito rivolgo ad Anna tra le nostre prossime battaglie che faremo con il Tribunale e con la Procura, è la possibilità di utilizzare la mediazione penale con i non imputabili, perché i non imputabili, cioè gli infra 14enni, che quindi non entrano nel procedimento ma escono, cioè non sono appunto considerati soggetti responsabili penalmente, quindi non possono essere soggetti, insomma, del processo penale, sono, diciamo, secondo me, i soggetti principe di un percorso di mediazione, per evitare, proprio per far sì di arrivare a quella responsabilizzazione del minore, che evita poi eventualmente successivamente, quando il soggetto è diventato invece ultra 14enne, di fare ingresso nel procedimento penale. Quindi secondo me quello su cui bisogna veramente lavorare è la possibilità di utilizzare uno strumento di raccordo con i servizi territoriali, ma di utilizzare lo strumento della mediazione sugli infra 14enni. L'altra cosa che volevo sottolineare è quando si dice appunto quando è che si può utilizzare la mediazione, è bene utilizzare la mediazione, in quale fasi. Secondo me non si tratta né di fasi, ma né di reati, ma soprattutto quello che bisogna guardare è come è venuto fuori dal discorso del garante in tutti gli interventi. Quello che bisogna guardare è la relazione. Perché, come abbiamo detto, c'è una rottura della relazione che va riparata. E allora quando è che bisogna riparare la rottura della relazione? Soprattutto quando la relazione è significativa. Quindi questo è quello che bisogna fare attenzione. E quindi laddove ci sono, diciamo, all'interno dei contesti familiari, amicali, all'interno del contesto, magari appunto quello abbiamo sempre detto noi, anche di piccoli centri, piccoli, diciamo piccole città, dove quindi il minore esce, la vittima spesso è costretta a incontrare nuovamente l'autore del reato, frequentazione della stessa scuola. Siccome la mediazione, come abbiamo detto, è complementare e non alternativa, siccome la mediazione si occupa dell'aspetto emozionale del reato, e quindi è la relazione che deve essere, diciamo così, l'aspetto principale da guardare, e quindi non utilizzare, come spesso è stato fatto, la mediazione come, diciamo, strumento deflattivo del processo, quindi per i reati bagatellari, ma utilizzarlo laddove è veramente importante per la vittima, per il reo, per la comunità e quindi per la relazione. Ecco, questi erano gli spunti che volevo mettere sul piatto per il secondo giro. Grazie. De iure condendum, proverei a leggervi per il secondo giro una domanda, se mi sentite bene. Parlando di prospettive future, quali possono essere le azioni affinché la comunità, che ha un ruolo fondamentale nella giustizia riparativa, sia educata alla giustizia riparativa stessa, visto che ad oggi nelle persone è ancora fortemente radicata l'idea di una giustizia retributiva? Chi se la sente di rispondere?
Professoressa Penafro, prego. No, ma forse la dottoressa Mendola che aveva espresso così in maniera, mi sembrava molto chiara, questa necessità di interazione, forse è lei la destinataria della domanda, però cioè, non capisco la sovrapposizione tra fare integrare, diciamo, la mediazione all'interno di una visione comunitaria e la retribuzione, onestamente, questo sono due aspetti che non necessariamente sono in contraddizione l'uno con l'altro, nel senso la retribuzione vuol dire di affidare, tra virgolette, diciamo in maniera semplicistica, quello che si merita il soggetto, ma la comunità, nel senso nell'accogliere e nel cercare di portare il soggetto fuori da quel percorso, diciamo così, che ha determinato la violazione del dovere, aiuta semmai a una interiorizzazione del dovere, non è che pone un ostacolo a questa che è, almeno se ho capito bene la domanda, ecco, per quanto mi consta. Grazie. Dottoressa Mendolea? Okay. Sì, io stavo riflettendo, ero nel senso che la domanda è quali azioni? Quindi le azioni possono essere molteplici se vogliamo collocare appunto e far diffondere quella che è una cultura anche della mediazione. Perché a monte c'è una cultura del processo penale minorile, laddove noi anche nelle città, quando succede un reato, accade un fatto, spesso e volentieri sono diciamo, considerazioni anche di senso comune, se vogliamo, ma è la realtà, spesso appaiono sui giornali locali paginate rispetto all'evento reato, al fatto, o che comunque nuociono anche in qualche modo a quella che è la cultura del reato, perché spesso e volentieri vengono date delle informazioni non corrette. Quindi, rispetto a quello che è il processo penale minorile, quelle che sono le misure. Tant'è vero che quando si dice che il ragazzo è immesso alla prova, allora vuol dire che non è stato fatto niente. Senso comune, però il senso comune ci insegna che il senso comune dà il significato poi alle azioni, per tornare al discorso di ieri, no? Perché poi il significato è il concetto che emerge e che viene fuori rispetto a delle azioni. Quindi il fatto è comunque promuovere con i servizi sociali locali, territoriali, quindi delle comunità di appartenenza, incontri, seminari, con quelle che sono tutte le realtà del tessuto sociale, del terzo settore. Esempio, che prima di cui non ho parlato perché è una giustizia riparativa come risarcimento simbolico, diciamo, è quello delle attività di utilità sociale, dove i ragazzi vengono comunque inseriti a svolgere delle attività di volontariato di utilità sociale in dei contesti, è vero, protetti, ma rispetto ai quali, per esempio, i ragazzi stessi accrescono il loro senso di autostima come autori di reato, percependo che non sono solo in grado di commettere reati, ma sono in grado anche di fare dei percorsi specifici rivolti all'accrescimento dell'autostima e a poter rendere alla comunità di appartenenza, e quindi elevando quello che è lo stima, no, di un'azione particolare commessa nella situazione, diciamo, della comunità, di dire il ragazzo non è in grado soltanto di commettere reati, ma è in grado anche di svolgere delle azioni a livello visibile, gratuito, eccetera. Quindi le azioni possono essere molte. È chiaro che possono essere delle azioni collettive e delle azioni che riguardano il progetto educativo individualizzato che viene fatto per ogni ragazzo che è in qualsiasi tipo di misura e in particolare nelle messe alla prova. So se era questo un po' il senso. Benissimo, grazie. Noi avevamo anche un arretrato con l'avvocato Passione su una questione da affrontare ancora, se ricordo bene. Non la vedo più. Se c'è spazio ed è ritenuto di interesse, ovviamente non perché sia una questione mia, ormai è una questione pubblica, quindi posso provare
forse anche perché offre qualche spunto di concretezza rispetto a, diciamo, agli auspici che abbiamo mosso per una maggiore diffusione e implementazione di interventi di sostegno, no? E, con quest'ottica. Dunque, il 10 giugno la Corte Costituzionale interverrà su una questione sollevata che io ho prospettato al GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze, che l'ha ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, e per la quale, ahimè, ho dovuto richiedere la discussione in remoto. Ci ho pensato a lungo, spero di non aver fatto la scelta sbagliata, ma diciamo, vediamo cosa succederà. Comunque, la questione è sostanzialmente questa: è impedito, come è noto, è stato da tutti evocato l'articolo 9 come strumento di aggancio immediato, diciamo, del minore autore di reato o supposto tale, e anche ai fini che ci interessano, ma è impedito de jure condito l'esperimento della messa alla prova in fase di indagine, cosa che invece è consentita nel settore adulti, e diciamo, la clausola di rinvio alle disposizioni del codice di rito che fa l'articolo 1 del DPR sul procedimento minorile non consente, stante la lettera della legge dell'articolo 28, un'interpretazione conforme. E quindi l'incidente di costituzionalità è volto a determinare una pronuncia additiva tale da consentire di esperire la messa alla prova in fase di indagini, sostituendo il lemma processo di cui all'articolo 28 con quello procedimento, anche utilizzando il capo 3 del DPR, che la cui rubrica è definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento. Allora, se vi è, per esempio, fra queste disposizioni non solo ovviamente l'articolo 26, ma anche l'articolo 27, che consente, come ricordava Filippo Focardi, Gianni Lopez, e come sono d'accordo, di valorizzare in termini di irrilevanza del fatto un fatto che magari sarebbe rilevante, sarebbe anche grave, ma che per effetto del percorso svolto lo si può ritenere non tale, non vi è una ragione logica se non quello della vetustà del DPR rispetto alla novella della messa alla prova, che tanto novella non è perché è del 2014, la possibilità di innervare nell'ordinamento minorile questa facoltà. Ci sono quindi due difficoltà: una è di tipo ortopedico, cioè legare le disposizioni di legge senza determinare una pretermissione delle prerogative del legislatore. Ma la Corte ormai si è liberata delle rime obbligate, si è liberata del terzo in comparazione, se sempre più di fronte a vulnera costituzionali si misura con esperienze tipiche di una Corte di giustizia piuttosto che di un giudice delle leggi. Il vero problema, semmai, è che si consentirebbe a un giudice togato e non più a un giudice specializzato la valutazione di questo tipo di esperienze. Non posso, perché l'atto di intervento che ho fatto e la memoria che ho fatto sono molto diffusi, tecnici, e non abbiamo il tempo, quindi faccio due considerazioni molto brevi che ovviamente banalizzano la questione, che è molto più complessa, ma per capirsi. Tanto io non credo che un giudice che deve compiere una valutazione di 27 o un giudice che ti sbatte in galera, mi piace chiamarla così, il posto dove vengono trattenute le persone, non prigione, carcere, è una galera, anche minorile, compie una valutazione come dire, più lieve rispetto a uno che ti ammette. Cioè, non riesco a comprendere per quale motivo un GIP da solo, senza gli esperti, ti mandi in galera e un GIP non possa ammetterti alla prova. In secondo luogo, l'apporto conoscitivo diciamo, delle varie agenzie di quell'articolo 9 e di quell'articolo 6 del DPR è tale da favorire, perché se lo favorisce sul 27, lo potrebbe, lo dovrebbe favorire anche sul 28 in fase di indagine. Quindi quel tipo di... E poi recepisco toto corde le sollecitazioni della Presidente Albano, che nel documento che ci ha trasmesso, io sono stato in audizione dall'autorità garante quando ha avviato le audizioni, e avevo diciamo, prospettato questo tipo di soluzione, e quindi come dire... ho rinvenuto con piacere l'indicazione di favorire questo tipo di pratiche anche restorative, anticipandone la possibilità di esperimento,
l'istituto della messa alla prova. Ultima cosa che voglio dire è che ho trovato nella relazione con gli allegati che ci è stata mandata una indicazione che io ho considerato in termini positivi, non so gli altri, di non esperimento di pratiche di mediazione per i non imputabili in Toscana. Ho letto che da altre parti si fa, francamente mi pare un ossimoro. Dar luogo a una cosa che non è una bagatella è complicata. Dimmi, basta il sugo. C'è qualcuno che gira il sugo, intanto. Dicevo però che... un po' di pasta? Un po' di pasta, non vuoi. Dicevo che non ricorrere a quello per i non imputabili è secondo me una soluzione oculata. Credo che l'ora della pasta per chi pranza, io no, sia arrivata e quindi forse mi metto buono e meglio. Va bene, ci siamo quasi. Grazie mille, Avvocato Passione. Se qualcuno vuole intervenire ancora, altrimenti avrei una domanda brevissima, una curiosità per l'Avvocato Lopez. Ecco. Avvocato Lopez, mi chiedono com'è finito il processo che ha menzionato. Come si è svolto, quanto è durato? Ecco. La dovrebbe... Mi sentite? Sì. Ecco, perfetto. Allora, no, è finita con un percorso di messa alla prova e direi che poi successivamente è andato tutto bene, nel senso che il ragazzo è attualmente non ha più avuto nessun tipo di problema, quindi direi si è concluso tutto bene. È durato perché insomma, da quando è stato commesso il fatto al... A poi la definizione sono passati, mi sembra, tre anni buoni. Però, insomma, diciamo che prognosticamente non possiamo lamentarci. Benissimo, grazie. Abbiamo soddisfatto anche questa curiosità. Se qualcuno vuole, dei relatori, vuole chiudere con qualche spunto. Altrimenti, non vedo microfoni che si aprono, altrimenti io vi ringrazio, mi scuso anche per qualche difficoltà di connessione, grazie a tutti, ai relatori, ai partecipanti, per gli stimoli e per l'attenzione, i partecipanti ci sono ancora tutti, è una cosa che fa piacere. Il prossimo appuntamento è domani, venerdì 29 maggio, alle ore 15:30. La conversazione avrà come titolo Mediazione vittima reo, perché, quando, dove e se. Quindi siamo perfettamente nei tempi e ci vediamo domani. Grazie.